tutte, scendono e sciaffolano le mano, scendono per poter combattere, i fucili già sono pronte per sparare, si girano, saliano, ma da sulla spiaggia non c'erano borbonici, non c'erano soldati, non c'era nudo, c'erano solo i pescatori che stavano preparando la rete per chi era pescato. Appassionato direttore del Museo dei Mille di Marsala è l'ingegner Luigi Giustolisi. Ingegnere, ci fa vedere che cosa c'è in questo museo? Grazie Peppino, in divisa generale, che è, dal punto di vista storico è la cosa più importante. Perché zio Peppino? Perché in casa mia è quasi un parente, perché da tre generazioni viviamo nel culto di quest'ombra. Mio padre era medico, mio nonno era medico, io sono ingegnere, però abbiamo quest'ombra. La storia d'Italia, del Risorgimento e Garibaldi. Ai primi dell'Ottocento, Marsala è una città industriale, ancora racchiusa dentro le mura cinquecentesche, vista dal porto e dall'unico molo che allora esisteva, il molo Lanterna Bianca, su cui Garibaldi sbarcò l'11 maggio 1860 alla terza scaletta, oggi purtroppo scomparsa. A proposito, tutto Marsala è un po' scomparsa, anche il centro storico, ma perché? Ha avuto grandi distruzioni durante l'ultima guerra, l'11 maggio 43, in mezz'ora, 26 fortezze volanti, più un numero imprecisato di bombardieri minori, bombardarono Marsala. Stesso giorno, 11 maggio, nel 1943 l'aviazione inglese bombarda la città, nel 1860 la marina britannica protegge lo sbarco dei garibaldini. Qualche anno prima, nella guerra di Crimea, i Borboni avevano rotto sia con la Francia che con l'Inghilterra e avevano appoggiato la Russia. Quindi adesso inutilmente chiedono aiuto all'Inghilterra e alla Francia, perché l'Inghilterra e la Francia non hanno nessun interesse a sostenere la sopravvivenza di questo regno. I cittadini vedono arrivare questi uomini, di cui 150 soltanto erano in camicia rossa, vestiti nelle fogge più strane, armati, che correvano per le strade. Contemporaneamente la flotta borbonica comincia il bombardamento e quindi praticamente c'è uno scoramento ai primi minuti. Poi si stabilisce un contatto umano e allora si dà a questa spedizione tutto quello che si può, in armi, in soldi, in tovaglie. Com'erano belli i tuoi mille, Italia, pugnando contro i piumati e indorati sgherri, spingendoli davanti a loro come se fossero gregge. Belli, belli, e vario vestiti, come si trovavano nelle loro officine quando furono chiamati dalla tromba del dovere. Cento marsallesi seguirono Garibaldi e di recente abbiamo trovato anche questa lettera in un borghese che segue Garibaldi. Non si rende conto, scrive alla moglie, non mi rendo conto cosa mi succede. Qui non si mangia quasi mai. Quando si dorme all'aperto. Ma io non mi sono mai sentito così forte. Mi sento un Ercole e mi sento un Argo col centrotesta. Cosa mi ha fatto quest'uomo? Mi ha stregato. È il mito di quest'uomo. È il leader che trascina. Pichiri, tramonti e campagne verso Palermo. 14 maggio 1860. La marcia dell'esercito garibaldino raggiunge Salerno.